Derby vuol dire tutto esaurito, derby vuol dire 1.200.000.000 di incasso, derby vuol dire tante facce note, ma soprattutto, oggi, tanti, tanti bambini. Ma senti un po', tu sei per l'Inter o per il Milan? Per il Milan. Ma avete il cuscinetto? Lui per l'Inter, guardi qua signore. Senti un po', ma hai paura di Rummenigge? No, no, neanche un po'. Troppo forte. Baresi non neutralizza come niente. Baresi. E tu hai paura di Hatley? No. Certo. Beh, arriva Colovati e lo distrugge. Ma derby vuol dire anche prepotenza. E a pagare è sempre uno e solo uno. Oggi derby vuol dire Milan. La formazione rossonera è tornata al successo dopo 6 anni. Eh sì, ci voleva Lidl per interrompere anche questa tradizione negativa. È stata una gran bella partita giocata da due squadre coraggiose che non si sono mai nascoste. L'Inter, forse, è partita meglio sulle ali dell'entusiasmo per l'impresa di Coppa. Pensate, la squadra di Castagnier è passata in vantaggio dopo appena 10 minuti di gioco. Sull'invito prezioso di Rummenigge, per il momento ottimo playmaker, la testa di Altobelli è pronta all'appuntamento. Il Milan reagisce, ma si nota, Lidl per primo, che Battistini è in difficoltà nel duello con il tedesco e il tecnico rossonero allora effettua il cambio. Fuori i Battistini, dentro i Cardi. Sì, è stato che Battistini era a zoppo, avevamo fatto una nuova caina nel piede e non dovevamo metterlo in campo. Rummenigge viene controllato da Tassotti, Icardi dà una mano al centrocampo e il Milan comincia a lievitare. I costanti miglioramenti rossoneri portano inevitabilmente al gol di Bartolomei, che rivediamo dal basso. Un gol costruito da Hatley, Wilkins e Virdis. Il tempo si chiude con un brivido per i rossoneri, la causa è questo tiro di Rummenigge. Ed anche la ripresa si apre con un brivido. Lo stesso Zenga spiega l'accaduto che comunque non ha avuto conseguenze particolari. A me mi hanno buttato un razzo e mi è esploso un metro, no, qualcosa di più e c'ho l'orecchio ancora adesso che mi fischia. Nel secondo tempo il Milan diventa padrone della situazione, il suo centrocampo geometricamente perfetto prende il sopravvento su quello interista dove Bredi, Mandorlini e Sabato si trovano a disagio accusando anche la fatica del mercoledì di Coppa. Il raddoppio del Milan comunque è legato ad una prodezza di Mark Hatley, stacco imperioso e girata perfetta. Il tutto si può apprezzare meglio nella ripetizione. A nostro giudizio il Milan ha vinto con merito, dimostrando nell'occasione di essere superiore. All'Inter, comunque, ancora si stanno mordendo le mani per queste due occasioni mancate da Sabato, al quale Altobelli, lo vedrete, non deve aver fatto certo un complimento. E poi anche per questo mancato aggancio di Altobelli all'ultimo minuto. Zenga comunque fa autocritica, specialmente sul gol di Bartolomei. Sì, in pratica gli abbiamo concesso uno spazio enorme, infatti si sono trovati in 3 liberi in area di rigore. Sono, chiaramente succede, quando si prende gol è chiaro che si sbaglia qualcosa. E voi soffrite un po' quando vi assaltano? Beh, direi che dopo l'1-0 non dovevamo farci assaltare, invece ci siamo chiusi anche per la bravura del Milan e poi non siamo riusciti ad amministrare questo vantaggio. Avete risentito della fatica del mercoledì forse, oppure soltanto è stata una partita così? Ma non credo, cioè non mi attaccherei al fatto della fatica del mercoledì, non esiste. Quindi secondo lei il risultato è giusto? Per me sì. Quanto le costa? Ma ragazzi, non lo so la cifra, so, ho promesso il premio doppio, speriamo che sia poco, ma non lo so, ho paura di noi. E Tognazzi cerca attori. Affida proprio, anche un film mitologico, eh? Per un film comico. Non mi faccia dire Virdis. Questo è buono.